abbiamo un pensiero dominante che continua a dirci che certe cose vanno in un certo modo e anche se è sbagliato, ingiusto, continueranno ad andare così. È questo quello contro cui dobbiamo lottare. La creazione è cambiamento, quindi stiamo andando verso il cambiamento. La razza umana così com'è non può andare avanti, non può andare avanti. Quindi siamo noi a doverci occupare di generare il cambiamento, iniziando da noi nelle relazioni. È quello che conta. Finché riusciremo finalmente a passare a uno stadio evolutivo in cui non ci sarà più bisogno di cadere come civiltà una dietro l'altra. Noi siamo destinati a scomparire perché le nostre conoscenze scientifiche e culturali sono lontane dall'etica. Tutto quello che noi facciamo che è fuori dall'etica, anche nelle relazioni, tipo sminuire noi stessi, sminuire l'altro, svilirci, tradire, non dire la verità, non creare i presupposti per parlare con la verità, eccetera. Tutto quello di cui abbiamo parlato stasera, che spero crei breccia nei vostri cuori, tutto quello che noi facciamo fuori dall'etica contribuisce a mantenere una civiltà che si sta annientando. I passaggi che siamo chiamati a fare sono molto più importanti di quello che crediamo e non riguardano solo noi, riguardano tutta la razza. E è tempo. È tempo. È fondamentale impegnare le nostre energie in un determinato modo, che è quello in cui si sviluppano buone forme. Quindi leggere i maestri, leggere gli insegnamenti, praticarli nel quotidiano, trovare persone che vibrino allo stesso livello per potersi confrontare volontariamente su certe dinamiche, essere alleati, i vostri compagni, quelli con cui voi litigate, anche quelli che vi lasciano o che voi lasciate, verso cui scaricate tutta la vostra rabbia, non sono i vostri nemici, non sono loro i vostri nemici. I vostri politici, i vostri governanti, quelli che ci affamano e che ci tengono per i coglioni chiudendoci in casa, non sono nemmeno loro i nostri nemici. I nostri nemici sono dentro e finché non faremo così, non guardiamo dentro, ma sinceramente e autenticamente, questa umanità fallisce. Allora, la responsabilità di quello che siamo chiamati a fare è enorme e dobbiamo farlo nelle relazioni, utilizzando tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. Uno è la parola, un altro è la comunicazione non verbale, un'altra è la sessualità. Nel momento in cui una coppia che ha il dono e il carisma dell'adorazione e dell'amore cristico si unisce fisicamente, ha accesso a dimensioni di conoscenze spirituali che hanno del divino. Non hanno niente di umano. Questo non vi deve far sentire mancanti, ragazzi. Questo vi deve far sentire entusiasti. Perché voi avete un potenziale spirituale, un potenziale di generare unioni spirituali col vostro compagno se c'è, senza il vostro compagno se non c'è, con i vostri familiari, con voi stessi, che renderanno questo pianeta un posto più bello in cui vivere, perché se voi innalzate di un millimetro la vostra vibrazione animica, se voi innalzate di un millimetro il potenziale del vostro cuore e rinunciate a volere per voi, se tu rinunci a volere per te e l'unica cosa che desideri volere per te è te stessa, non ti si potrà avvicinare nessun altro che non veda quello che vedi te, di te stessa. Ti si potrà avvicinare solamente chi riconosce in te quello che tu riconosci in te stessa. Quindi, non dipende da chi incontri, dipende da chi sei. È sempre quello il punto. La Dina ci ha insegnato, ragazzi, vedendo e leggendo nei nostri cuori, ci ha insegnato ad andare oltre quelli che noi credevamo fossero i nostri limiti granitici. Ci ha mostrato quello che io parlo per me, mi ha mostrato quello che io mi ostinavo a non credere possibile, mi ha mostrato un potenziale di me
che per quelle forme che si sono strutturate, di cui vi parlavo prima, per cui crediamo che certe cose non cambieranno mai, io non credevo mai che potesse andare in un certo modo la mia vita. Lei, per un certo periodo, ci ha creduto più di me. Allora, che voglio fare io con questi incontri, questi specifici che facciamo fuori gruppo? Creare dentro di voi un dubbio positivo, una speranza positiva, una condizione di una visione, ok? Una visione. Demolire quella parte di voi che vi dice ma io una relazione così non la potrò mai avere, non mi spetta, non me la merito, perché ho avuto delle mancanze, perché sono stato furbo, perché ho sbagliato certe cose, perché mi sono giustificato. Anch'io l'ho fatte tutte queste cose. Ma la Dina ha letto nel mio cuore, allora io vi dico, è stato importante avere qualcuno fuori che leggesse nel mio cuore meglio di me, ma poi dopo l'ho dovuto fare io, perché lei se n'è andata, e quando lei se n'è andata io sono rinato, a nuova vita, meglio di prima. Mi sembra di bestemmiare con la mia parte egoica dire una cosa del genere, ma so che mi siete testimoni e che lo posso dire perché ci siete voi che me lo ricordate. Cosa voglio fare con questi incontri? Farvi da testimone come lei l'ha fatto per me. Voi siete persone straordinarie e avete diritto a relazioni straordinarie, innanzitutto con voi stessi. Non siete progettati per accontentarvi, non siete progettati per stare abbastanza bene, non siete progettati per essere amati. Voi siete progettati per provare un amore talmente grande per voi stessi da sentire che siete creature completamente libere e onnipotenti, capaci di creare qualsiasi cosa nella vostra vita, in termini di qualità relazionali e spirituali. Questo siamo noi. Questo la Dina mi ha mostrato di me. Senza presupposti. Non c'erano i presupposti, non avevo la via da camminare, non avevo salute, non avevo gli amici che volevo, forse uno che è qui con me, sempre al mio fianco. Non avevo la relazione che volevo, ero uscito da fallimenti continui, non avevo la relazione che volevo con i miei genitori, non avevo il lavoro, non avevo finito l'università, non avevo denaro, non avevo stima di me stesso, non avevo fede. Oggi c'ho tutto quello che desidero in abbondanza, per di più non so dove metterlo, non so dove metterlo, dove lo metto? Qui, con voi. La sera del sabato, 3 ore insieme a cercare cosa c'è di più bello quando ti viene dato qualcosa di prezioso che condividerlo con chi ami. Non c'è niente di più bello per me che infondere un minimo di speranza nei vostri cuori. Ma non vi basterà, perché a me non mi è bastato quello che credeva lei. Non ci ho creduto finché non mi è stata tolta, che io ero quello. Non ci ho creduto fino in fondo. Una parte di me ha pensato di essere una fuffa e di essere Lori perché esisteva la Dina. Non era vero, l'ho scoperto con voi dopo che è morta. Non aspettiamo, se possiamo, se potete. Non aspettiamo. Andiamo oltre. Facciamo prima. Insieme, magari. Io ragazzi sono, e lo dico sempre da quando è morta la Dina, ma non è che lo sono perché è morta, lo sono grazie a tutto quello che ho vissuto con lei, una delle persone più felici che conosco. Allora, voi siete parte di questa felicità, voi siete in parte responsabili di questa felicità, lo dovete sapere. Che siate vicini e vi frequentiamo e ci frequentiamo quotidianamente o meno, che siate lontani, abbiate fatto un incontro su Zoom, che abbiate sentito il richiamo da Facebook che sia la prima volta, non parlo solo di persone, parlo di intento, parlo di frequenza di cuore, questa è questa che salverà il mondo. E lo sta facendo, lo sta facendo. Avanti allora, con fiducia. Ok?